Allora, siamo in compagnia di Massimiliano Borghesi della Contrada, con il quale parliamo appunto di due paia di calze di seta di Vienna che dopodomani inaugura appunto la nuova stagione del Teatro Bobbio. Grazie Massimiliano per essere nostro ospite. Allora, è un testo storico per la Contrada, no? È la quinta edizione. È la prima edizione dell'86, poi sono state fatte una nell'88, una nel 93 e una nel 2001 e poi questa che è la quinta nel 2013. Senti, tu adesso, tanto per metterti a tuo agio, ti hanno dato il ruolo che fu di Orazio Bobbio. Sì, giusto per così. Giusto tanto per, ecco, voglio dire, a parte tutto, non è elegante fare dei confronti, eccetera, però immagino che tu senta una certa quale responsabilità, Sì, diciamo adesso, sì. No, non vorrei poi nemmeno caricartene io, però immagino guarda, che. tranquillo, c'è, quindi anche non è che più di così. C'è, nel senso mi sento responsabile, mi sento molto onorato, innanzitutto perché per il fatto che mi abbiano scelto per fare questa cosa, perché Macedonio, il regista dello spettacolo, Francesco Macedonio, mi ha scelto e quindi o è completamente andato fuori di testa o speriamo che Difficile. oppure si fida. Il confronto con Orazio, non voglio neanche entrare in un confronto con Orazio. Io ho visto lo spettacolo fatto da Orazio, l'ho visto quando avevo 10 anni, nel 93, ho dei ricordi, dei flash, ho avuto la possibilità di vedere il video delle edizioni precedenti e Orazio era un maestro in questo pezzo. Quindi sicuramente per me è un esempio. Poi io non starò a ricalcare quello che lui fece. Proprio perché non voglio che ci siano due paragoni, due Sì, confronti, certo, poi. ma più che altro sarà un'ispirazione per me, è un esempio da seguire. Quindi tu ti scontri contro questa Stefania Duda degli Ivanisevic che è impersonata da Ariela Reggio e quindi c'è da ridere con C'è da questo. ridere. Infatti, una delle più grandi difficoltà che ho in questo spettacolo è proprio il fatto di scontrarmi con Ariella sulla scena, in cui io devo essere arrabbiato con lei perché lei è la mia suocera e quindi io non ne posso più. Però lei lo fa talmente bene che mi viene da Credo. ridere. Senti, dovendo raccontare un pochettino, accennare alla trama per sommi capi, poi insomma, è una pochade in buona sostanza. Se Esatto, non ricordo male, io l'ho vista nel sì. 2001, ma è una pochade. Sì, un vaudeville, è tratto da un vaudeville francese. Carpentier e Falagura ne hanno fatto una edizione, una versione nuova, inserendo tutte quante le delle particolarità tipiche di Trieste, con il loro linguaggio, mettendo dentro dei fatti storici, dei personaggi storici come D'Annunzio, il fatto che a Fiume D'Annunzio, in quell'anno, 1919 e 1920, era a Ah, Fiume, sì, si è arrivato a D'Annunzio, Fiume. esatto, e a Fiume c'era il divorzio. Quindi loro hanno trasportato questa vicenda che era stata scritta originariamente in Francia, trasportata in questi luoghi e adattato al contesto in cui noi viviamo. C'è anche spazio per qualche maldobria, Sì. rispetto. Assolutamente. Carpentier e Falagona la loro cifra è molto forte, il loro linguaggio viene molto fuori. C'è una Maldobria particolare che è inserita nel testo, ma che fa parte integrante del Ho testo. capito. Ti racconto brevemente Sì, la storia. Allora, volentieri. velocissimamente. Io sono sposato con mia moglie. Il problema è che fra mia moglie e me c'è mia suocera. Quindi io non ne posso veramente più e per liberarmi di questa suocera, come si può fare? In Italia non c'è il divorzio. A un certo punto vengo a sapere, io come mia suocera, veniamo a sapere che a Fiume con D'Annunzio esiste il divorzio. Andiamo a Ok, Fiume. succede, c'è uno piccolo scontro che culmina con uno schiaffo involontario. Questa è la ragione che permette ai due di separarsi, di divorziarsi a Fiume. Nel secondo atto, io mi sono sposato con una nuova moglie e il mio nuovo suocero è assente per un mese perché è andato a fare un viaggio di piacere. Torna dopo un mese con una moglie, si è sposato anche lui. Chi? Con chi si è sposato? Lasciamo magari
Lasciamo nel dubbio. Lasciamo nel dubbio. È un po' intuibile. Arriverà coperto dalla nuova suocera, probabilmente. Torna, tutto torna. Tutto torna. Allora, ricordiamo dunque che la regia è di Francesco Macedonio e in scena ci sono insomma tutti gli attori che hanno a che fare con la contrada. Lo devo dire per mia correttezza anche. Non c'è Gianfranco Saletta, c'è al posto di Saletta Gualtiero Giorgini, mm-hmm. che è un bravissimo attore, e credo che tutto sommato tutti quanti siamo anche un po' dispiaciuti per tutto quello che si è verificato. Insomma, adesso chiudiamo qui questa cosa. Volevo chiederti ancora una cosa prima di chiudere, due cose innanzitutto. Sì. Innanzitutto farvi i complimenti, diciamo così, per interposta persona, perché io non ho visto lo spettacolo All'ombra dell'incrociatore e so che l'onda dell'incrociatore, chissà perché, e so che Zacchigna me ne vorrà, ma francamente d'estate io chiudo la Sala Cinesca perché sennò non ce la faccio più, però avrò modo di vederlo questa tarda primavera. Sì. alla Sala Bartoli del Rossetti. Mm-hmm. Poi volevo chiedervi invece se continua anche il vostro percorso parallelo con quella, non mi ricordo come si chiama, la mini compagnia, ecco perché non ho la penna. Consorzio scenico, che è una cosa molto, molto curiosa e molto interessante, no? Sì, è una compagnia che è nata formata da tutti i giovani che si sono formati, professionisti, tutti under 35 e tutti, per il momento, poi, insomma, anche noi l'età avanza, formata da professionisti under 35 di Trieste, con cui abbiamo già fatto tante cose, tanti progetti, abbiamo partecipato a premi nazionali, siamo andati a Lampedusa a fare uno spettacolo sui migranti quest'estate, e abbiamo anche un progetto nuovo che stiamo portando avanti, è il premio DARTS, che è un premio per nuove drammaturgie e traduzione di nuove drammaturgie non ancora tradotte in italiano, rivolto ad autori, drammaturghi e traduttori under 35. Il premio si è già concluso, diciamo, non è ancora stato proclamato il vincitore, però siamo molto contenti perché abbiamo ricevuto 124 testi da tutta Italia e da diverse nazioni del mondo. E poi quindi, lo mettete in scena, il testo che in qualche modo vince? Il testo vincitore vince, oltre a un premio in denaro, e vince una pubblicazione su un libro, la casa editrice Asterios, e poi una messa in scena, è quello il senso, insomma. Allora, io ringrazio Massimiliano Borghesi, ricordo l'appuntamento a partire da venerdì, dopodomani, al Teatro Bobbio, due paia di calze di seta di Vienna di Carpinteri e Faraguna, e chi viaggia su Facebook digiti anche Bad Family, vedete cosa viene fuori, vengono fuori delle cose che vi riguardano anche. Davvero? Mi pare non ne so niente. Mi pare proprio di sì. Grazie a tutti, buon proseguimento. Grazie.